Siamo venuti al Teatro Erba, siamo venuti qua a trovare Massimo Dal Forte e Susanna Marcomelli, grazie per averci ospitato, con Radro di Razza. Siamo nel 1943. Sì. Cosa succede? Cosa ci racconti di bello su questo spettacolo? Il 1943 è una data importante, è una data anche abbastanza, anzi, totalmente tragica. Questo è uno spettacolo basato vive in quel periodo, c'è l'incontro di tre persone, sono Tito che interpreto io, lei fa una ricca vedova ebrea molto brutta. Ma come vedova? No, vedova, per me tu sei vedova. Poverina, cioè. No, tu pure tu, vedova. Ti ho sempre visto come una vedova, ti ho sempre visto come una vedova, invece è soltanto brutta. Va bene così. Che nella realtà è molto bella, però diciamo. Beh, beh, grazie, proprio. È gradevole, passabile. Ma aiuto col trucco, infatti. Sì. Tito cerca di circuirla perché deve fare un colpo a casa di questa vedova, deve togliere, la addormenta con un narcotico e poi vuole togliere soldi, argento, quadri, tutto praticamente. Però proprio la notte di questa rapina c'è la retata che fanno i tedeschi al ghetto di Roma, dove lei abita e dove sto vivendo con lei. E c'è un colpo, no, c'è un colpo di scena fantastico, per cui il pubblico passa dal aver riso per il 90% dello spettacolo a una trasformazione proprio, sì, del volto del perché pubblico. Infatti anche dal titolo uno può pensare, mi sono inventata nel 43, sì, a tematiche che sia una tragedia, in realtà non è una tragedia, no, è una commedia. No. Poi Ladro di razza si dice anche in italiano, Ladro di razza è un vero ladro, è un ladro molto bravo. In questo caso si gioca appunto su un doppio significato, perché la realtà riguarda anche il rapporto con questa signorina, è signorina, ma viene proprio detto signorina che non ha mai avuto nessun tipo di contatto con gli uomini se non come imprenditrice, se non come lavoratrice, che è un'imprenditrice che ha fatto i soldi, ecco. E quindi attira la sua, ma lui è, stiamo parlando visto, perché lui è del 43, capito? No, io sono del 43. Se lui è nato nel 43, come se fosse un uomo del 43, sì. No, ma io l'ho sempre vista come una vedova. Una vedova che non aveva consumato col marito. Ma addirittura. Cui... è un altro film, adesso parliamone con l'autore. Ma forse è lo spettacolo successivo che ci sarà, può essere. Di Radro di Razza. Sì. Ecco, ma Rachele non si è accorta che comunque Tito in realtà voleva circuirla? Cioè, come ha fatto a non accorgersi? O come mai non si è accorta? Beh, per due motivi. Innanzitutto lei è una donna che guarda, che ha un rapporto con gli uomini, lo dice chiaramente, io non ho mai chiacchierato in vita mia, è una donna sola, con gli uomini, per carità, con gli uomini bisogna essere tosti per fare affari, quindi questo è il suo rapporto con gli uomini. Nel caso specifico, la sua prima impressione è che lui voglia appunto corteggiarla, no, fregarla. Sì, infatti lo dice chiaramente, che non si fida, nel senso che non ha neanche voglia di fidarsi, non le interessa fidarsi, è uno che capita, che le porta un registro che le serve, basta, è quello. È la, diciamo così, è come si comporta lui e la sua gentilezza, che può essere vista anche con una certa forma di untuosità o comunque con un però doppio fine. Piacere. E lei legge altro in realtà, ed è questo che è interessante per il finale. Tutte e due leggono dell'altro quello che apparentemente non c'è, e questo è divertente. Sicuramente. Ma lei si convince soprattutto data la mia recitazione, capito? Molto. Cioè, quindi un molto spettacolo vera. Nello spettacolo. Certo, soprattutto per quello che riguarda lui, sì, sì. E poi grazie a questo spettacolo voi portate in scena un pezzo di storia italiana. Ecco, è importante in teatro portare la storia del nostro paese, soprattutto una pagina così triste. Sì, parla Susanna. Lei è quella che ha le idee più profonde, io poi dico le battute. No, beh, è importante perché, come diceva Massimo prima, il 43 è stato un anno horribilis. Si parla addirittura del freddo che fece nel 43. È stato un anno brutto, l'8 settembre ha significato il ritorno a casa di chi era
ma anche l'imboscamento di tanti uomini, l'essere invasi dai tedeschi a quel punto, e nessuna più tutela, diciamo così, se già c'era poca, degli ebrei. Quindi da Roma sono partiti più di 1200 persone, ne sono ritornati soltanto poco più di una dozzina. Direi che è una pagina tremenda, soprattutto perché a Roma, ma in tutta Italia, ne parla Primo Levi qui a Torino, dovreste, no? Infatti, appunto, poi volevo benissimo, dire. Ma gli ebrei sono sempre stati all'interno del tessuto, cioè a Roma non c'era questa divisione. Poi, come tra i cattolici, ci sono gli osservanti, quelli non osservanti, ma erano tutt'uno. Quindi è stata una lacerazione del tessuto umano a Roma. Quindi consideriamo anche che il Vaticano ha dato dei soldi per parte di questi 50 kg d'oro che erano stati chiesti dai tedeschi per il riscatto, quindi insomma è una pagina abbastanza... E poi ci sono anche delle cose che allora erano importanti e adesso invece sono... non ci perdiamo neanche, tipo l'importanza di una tazza di caffè vero, la fame, oppure avere il bagno, la stanza da bagno in casa, la vasca, cose che adesso sono normali, invece allora ci si sorprendeva. Sì, comunque ecco, questo del 43 credo a quello che sono i racconti dei nostri genitori, e dei nostri nonni, hanno vissuto, perché tu sei nato, ma era già finita ormai, credo. Sì, no? Io sono nato tra le due bombe atomiche, tra Hiroshima e Nagasaki sono nato io, perché una era il 6 e una il 9, io sono nato l'8 agosto del 45. Cioè delle radioattività. E cioè, ce l'ho ancora, infatti sono molto scosso ancora. E lo spettacolo è in romano? Sì, non il romanesco. Non il romanesco, sì, quindi è capibile. Sì, sì, ma guarda, lo capiscono più al nord che a Roma. E che infatti mi domandavo, ma nelle altre regioni come accolgono questa... Ma è un fenomeno fantastico, si divertono moltissimo, moltissimo. Forse anche quelle parole un po' difficili, che forse neanche noi romani capiamo, ma diventano, fanno parte di un gran bloc, magari che entra il pubblico, lo capiscono dall'espressione, come lo diciamo. Però è uno spettacolo fruibilissimo, lo capiscono tutti. E, sì. Quali sono le persone che vengono a vedere questo spettacolo? Verso che tipo di persone è appunto portato lo spettacolo? Dai bambini, vengono anche i bambini. E i bambini, la cosa interessante è questa, che cosa vedono i bambini? Non lo so, cioè, bisognerebbe farsi raccontare dai figli di Blas, ad esempio, a un bambino piccolo, di 10 anni, che cosa ha visto, che storia ha visto, ma in realtà capiscono, sì, è abbastanza semplice, è una storia di relazioni amicali tra lui e il suo amico fornaciaro, che è costretto da lui ad ospitarlo, tra me e lui, tra lui e tra me in un piccolo, con un mio dipendente che è appunto il fornaciaro, cioè Blas Rocarelli. Ieri sono venuti molti studenti, però c'è stato silenzio e non è che si sono messi a fare, no, sono stati educatissimi, si sono divertiti, hanno sottolineato i punti divertenti che andavano sottolineati, è stato non una sorpresa, ma è diventata un po' anche un'educazione teatrale che prima portate non c'era. Questo spettacolo nei teatri? Sì, questo è il secondo anno. È il secondo anno. Sì, sì. O fine marzo mi sembra di aver capito che per un po' dovreste fermarvi o andate avanti. Dovremmo andare in Sicilia, ad aprile dovremmo andare in Sicilia. Quindi prosegue. Sì, andiamo una settimana a Catania. Ma già siamo stati in Sicilia, comunque è prima di tutto comprensibile, sì, secondo l'effetto è il medesimo da nord a sud, quindi al di là del romanesco è quello che si racconta, le emozioni che si raccontano, quindi evidentemente emoziona, altrimenti... Allora, visto che prosegue lo spettacolo oltre marzo, invitiamo gli amici appunto di Donne in Gamba ad andare a teatro a vedervi. Donne in Gamba? Sì. Ma dovete assolutamente venire, dovete vedere una donna in gamba del 43. Se siete veramente in gamba, dovete venire a vedere questo fusto del 45, donna del 45. Fusto qualcosa. Notevole. Sì, c'è anche una scena di nudo. Sì, non è il mio, mi è stato vietato. Però sì, è stato censurato, per cui è un, insomma, però era nudo. Tutti i nudi vengono al pettine. Grazie per essere stati con noi, grazie tanto. Grazie a voi. Ciao.